a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio creare Goomba con il Fimo. Chi è Goomba? Goomba è il funghetto cattivo di Super Mario Bros. Questo qui. Si vede? Ok. Questo qui è il funghetto quello cattivo, quello che appena lo tocchi diventi piccolo, per intenderci. Ecco, perfetto. Oggi vogliamo creare proprio questo. Questo è ancora crudo, non l'abbiamo ancora cotto proprio perché l'ho fatto da poco. Adesso, opla, adesso voglio creare la coppia. Allora, ci serve innanzitutto lo stile del mio amico, la lametta, la solita quella del cutter. Poi lo stuzzicadente, il sempre mio amico fidato, ormai lo sapete. Un altro stuzzicadente. Questo lo dovremmo rompere perché ce ne servirà una piccola parte. Quindi questo lo utilizzeremo soltanto per fare il buco, che ci servirà alla fine, quindi ne dobbiamo usare due. Poi di Fimo invece ci serve il colore giallo, questo qui. Come grandezza va benissimo questo, ne avanzeremo però va bene lo stesso. Poi ci serve il nero. Ok. Voilà. Poi ci serve il bianco. Ecco qui. Ne serve molto meno, però io ne prendo sempre in abbondanza in modo tale che sono più tranquilla. E poi come colore principale serve ovviamente il marrone. Voilà. Come prima cosa, allora togliamo i colori, teniamo soltanto il marrone. Allora, iniziamo a scaldare la pasta. Ok. Scaldiamo la pasta marrone perché dobbiamo creare una specie di piramide un po' schiacciata sulla punta. Allora, iniziamo a fare una pallina. Ok, e iniziamo a schiacciare un po' sulla punta e sul fondo, così da creare una specie di piramide. Opla. Si vede qui, ok. Ora bisogna schiacciarlo un po' verso il basso e arrotondarlo un po'. Più o meno così, sì, dovrebbe andare. Sì. Sì, ok. Allora adesso dobbiamo prendere il giallo. Poso soltanto il marrone. Allora, col giallo, anche qua lo scaldiamo, ne prendiamo una piccola parte. Penso ce ne basti soltanto questo. Facciamo una pallina, più o meno una pallina magari, così, e la schiacciamo formando un disco, non molto alto, perfetto. Ora prendiamo il nostro marrone e lo appiccichiamo sotto, così, si vede? Come una lampada. Poi prendiamo il nostro stuzzicadente e lo buchiamo sopra. Così. E ci servirà per il ciondolo, per l'orecchino, il portachiavi, come volete. A questo punto prendiamo il nero. C'è il mio regista che sta mettendo a posto, per fortuna, che c'è lui, grazie. Figurati. Ok, formiamo questa pallina qua, la schiacciamo e la mettiamo sotto. Allora, ok, la mettiamo circa nel centro, un po' allungato. E voilà, questo è un piedino.
Che carino. Ora prendiamo la stessa quantità per fare anche l'altro piedino, che anche qui metteremo così. Adesso la parte più difficile è farlo stare in equilibrio. Quindi modellate appoggiando sopra le dita, così, così da farlo stare in piedi. Perfetto. Ora, il nero adesso non ci serve. Allora, così. Sta in piedi. Perfetto. Ora prendiamo il bianco e creiamo prima gli occhi. Quindi prendiamo una pallina piccola. Schiacciamo. Oh, troppo grande. Ancora più piccola quindi. C'è una pallina, anche qui la schiacciamo per fare l'occhio. E un occhio è andato. Ora prendiamo la stessa quantità per il secondo occhio. Anche qui facciamo la pallina e la schiacciamo. E li mettiamo appiccicati. Io ne faccio sempre uno più grande, uno più piccolo perché mi sembra più buffo e mi piace di più. Adesso con un altro pezzo di bianco molto più piccolo facciamo le guance. Prendiamo anche qua una pallina, la schiacciamo poco, ma così la schiacciamo. E andiamo a creare così uno e l'altro anche qua troppo grande. Facciamo anche qua l'altro. Allora, come giustamente mi suggeriscono dalla regia, ho appena sbagliato. Non sono le guance, ma giustamente sono i denti. Infatti, adesso con lo stuzzicadente andiamo a formare la bocca che si unirà giustamente ai denti. Ok. Attenzione se si... Se non è perfettamente una piramide, la testa lo mettiamo a posto. E con il nero prendiamo una parte molto piccola e facciamo un salsicciotto. Abbastanza sottile, ok. Con il cutter ne tagliamo due parti piccole, che andremo a mettere sopra un occhio e sopra l'altro, troppo lungo, sopra l'altro, e voilà. E poi con la restante parte del salsicciotto andiamo a creare gli occhi. Ok, allora prendiamo il cerchio, facciamo un cerchiolino e lo appoggiamo semplicemente sopra, schiacciando non molto. Così che rimanga come se fosse in 3D proprio. Poi anche di qua ne facciamo uno, ovviamente storto, come se guardasse da un'altra parte. E facciamo un ulteriore salsicciotto. Ok.
Si sta attorcigliando, aiuto. Ok, tagliamo la parte che ci serve. Servirà 1 e 2 a formare la bocca. Quindi lo prendiamo e andiamo ad appiccicarlo qua sulla bocca. Aiutatevi con ciò che volete. L'eccesso lo tagliamo. Voilà. Se vediamo che i denti sono troppo sporgenti o che non sono nella posizione giusta, lo possiamo spostare al momento dopo aver messo la bocca, così che siamo sicuri. Perfetto. I due denti sono a posto, gli occhi pure. Finito il tutto, dobbiamo soltanto prendere lo stuzzicadente, l'ultimo pezzo rimasto. Tagliamo una parte molto piccola della punta, così, e questa parte qua ci servirà a unire la testa al corpo, quindi la stacchiamo un attimo. Andiamo a formare la parte. Sembra quasi un lecca-lecca adesso. Ok, prendiamo la parte e la spingiamo dentro. Se ci riuscissi mi farebbe molto piacere. E voilà! In questo modo riusciamo, anche dal momento che è cotto, dura di più. Ricompongo un po' la testa di Goomba. Togliamo questa parte in eccesso e Goomba è completato. Possiamo anche aggiungere, volendo, un ciondolino qui. Possiamo mettere delle perline. Possiamo, se non volete fare questo giallo così intenso, potete anche scegliere un giallo più tenue mescolando il bianco con il giallo, o avendo già un giallo più chiaro. Con questo vi saluto. Porto anche l'altro amico. Eccolo qua. Opla, è caduto. E lui ha un po' di difficoltà in equilibrio, un po' ubriaco. Vi salutano i due Kumba. E al prossimo video. Ciao! Opla, scusate. Ciao, seconda!